Nelle prime 2 settimane di agosto, Paolo e Gianpietro Giacomini di Borno anche quest'anno hanno organizzato l'attesissimo torneo di tennis, giunto alla sua 59ª edizione, con una sorta di record per la Valle Camonica, candidandosi di fatto ad essere la manifestazione sportiva più longeva e continuativa nel tempo. Oltre 50 partecipanti divisi nelle categorie Open e Veterani. È stata una grande manifestazione sportiva. Questo è un commento unanime di atleti e pubblico che ha partecipato seguendo le regole usuali degli spettatori del tennis. Vincitore del trofeo anche quest'anno è stato il giovane Luca Rossetti. È stata una partita difficile anche perché nel primo ho avuto 3 set point e un paio di punti che sono girati a mio favore, ma poteva vincerlo benissimo lui. E poi giocare comunque un set sotto il secondo con un pochino di tensione sarebbe stata difficile e diciamo, sono contento che sia riuscito a salvare quelle 2 o 3 palle set, portare a casa il primo e poi nel secondo sono riuscito un po' a sciogliere un attimo la tensione, giocare un pochettino meglio e poi anche in questo caso è stato comunque molto difficile, anche sul 4-3, 15-40 ho dovuto spingere tanto per riuscire a portare a casa il gain 5-3. Poi mi spiace perché è stata una bella partita che se vincevo o perdevo è sempre bello giocare con lui, mi diverto sempre molto e poi molto sportivo, quindi questa è la cosa più importante. Combattuto alla finale grazie all'esperienza ventennale della tenacia di Emanuele Toso, del circolo tennis comasco Alte Groane, che nonostante un risentimento ad un tendine ha voluto dare il suo contributo sportivo fino alla fine, sostenuto anche dal fair play del suo giovane avversario. Devo sfruttare le poche occasioni che ho avuto nel primo set, poi lui è più giovane, il secondo è più dura e il terzo sarebbe stata ancora più dura, quindi da un lato meglio così no, mi spiace perché è dal 94 che faccio questo torneo. 20 anni fa mi ricordo il trofeo di Pierin de Buren ed era 20 anni fa, ero più giovane di lui, quindi largo ai giovani, comunque più forte lui avrebbe vinto lo stesso, non è quello, non è l'infortunio. Dopo aver dato prova di ottimo livello tecnico, Luca Rossetti della società sportiva Tennis Club Parabiago ora è in procinto di passare alla categoria superiore. Se così fosse, non parteciperà al torneo di Borno del 60°. Adesso sono già passato 3-1 come stessa classifica sua, mancherebbero pochi punti per seconda, però adesso vediamo perché tra vari impegni, lavoro, università, vediamo, ma diciamo che se mi danno l'opportunità di giocare anche l'anno prossimo io vengo volentieri, quindi speriamo sia così, dai. Le premiazioni effettuate dal sindaco di Borno sono state anche l'occasione per ringraziare il pubblico per essere stato sempre presente e ad aver tributato alla manifestazione quell'atto di omaggio che merita un così lungo percorso nella storia del tennis in Valle Camonica.